Ciao ragazzi, bellissimi, come vanno le vacanze? Spero che siate in qualche posto al fresco, qui il caldo è veramente scoppiato. Eccoci, sono un po' in ritardo per la verità, infatti mi sono disegnata che sto arrivando di corsa, spaccando anche i muri. Sono in ritardo per la quarta videorecensione che vi avevo promesso, non so se le altre le avete viste. Questa è una videorecensione molto, molto particolare. Ci sono solo due libri, non tre, ma sono dei libri importantissimi. Li vede e bellissimi, ovviamente, se ve li propongo perché sono belli. Li vedete qua, uno è qua sopra e uno è qua. Il primo, allora, sono entrambi di uno stesso autore. Questo autore si chiama Davide Morosinotto, è un autore contemporaneo giovanissimo, è nato nel 1980, ma ha già scritto tantissimi libri anche per ragazzi. Con il primo libro che vi propongo ha vinto il premio Andersen per la categoria oltre i 12 anni. Ve lo propongo, guardatelo, è un libro, diciamo così, bello grosso, guardate lo spessore delle pagine. Ok, sono circa 320 pagine, ok, ma vi garantisco, ragazzi, si leggono di un fiato. Allora, se cominciate a leggere questo libro, non lo smettete più finché non avete finito, perché è un libro di avventure, è una banda, un gruppo di ragazze che vivono delle avventure. È anche un po' giallo, a un certo punto si sviluppa e diventa come un giallo. È un libro che vi travolgerà. Cosa vuol dire? Che vi prenderà talmente tanto, come dicevo prima, la lettura, che non riuscirete a smettere di leggere, anche se è una lettura impegnativa, perché comunque sono tante pagine da leggere, scritte anche abbastanza fitte, ma un colpo di scena dietro l'altro. Ok, non potete prendere fiato quando comincerete a leggere questo libro. Allora, è ambientato anch'esso, nonostante l'autore sia italianissimo, è ambientato negli Stati Uniti, in particolare in uno stato del sud degli Stati Uniti che è la Louisiana. Nel 1904, quindi nel secolo scorso, i protagonisti sono Julie, Tit, Tetrois ed Eddie. I principali però sono Eddie e Julie, sono quattro amici, sono completamente diversi tra di loro, ma sono inseparabili. Sono molto legati tra di loro perché sono molto impopolari con gli altri ragazzi, un po' perché sono dei ragazzi un po' sfortunati, ma a loro non importa questa cosa, a loro importa stare insieme, essere uniti e avere un rifugio segreto nel quale passare le proprie giornate. A giocare e a oziare. Con tanto ingegno e un po' di fantasia sono riusciti a costruire una capanna di legno e di lamiere in una delle paludi vicino a casa. La Louisiana è un paese, uno stato in cui scorre il fiume Mississippi e intorno al fiume Mississippi ci sono tantissime paludi, è proprio una zona molto paludosa. E mentre loro sono in questa, insomma, dove hanno costruito la loro casa segreta a pescare, pescano non un pesce, ma una scatola che contiene 3 dollari, che allora erano una fortuna, è come averne 300 adesso. E decidono di comprarci una pistola, perché lo scoprirete leggendo il libro. E ordinano questa pistola con i relativi proiettili tramite un catalogo che spedisce la merce per corrispondenza, diciamo così l'Amazon di allora. Ma quando il pacco arriva, al suo interno non trovano la pistola che loro desideravano tanto, ma trovano invece un vecchio orologio scassato. Arrabbiatissimi per questo imbroglio, cercano un sistema per restituire l'orologio e farsi dare in cambio la pistola. Quando arriva la notizia che un agente di questo catalogo, ecco il rinomato catalogo Walker, il titolo del libro, è arrivato nella città, nella cittadina vicino a dove abitavano i ragazzi e sta cercando la fattoria di Tetrois. La questione è ben strana e misteriosa e lo diventa ancora di più quando scoprono che l'agente è disposto a versare 50 euro nelle loro tasche, pur di avere indietro l'orologio, rovinato. Allora, non vi dico altro per non rovinarvi la bellezza di questo libro.
Sta di fatto che quando decidono di incontrare questo agente del catalogo per fare lo scambio, 50 dollari in cambio dell'orologio scassato che si erano ritrovati al posto della pistola, inizierà una serie incredibile di avventure che vedrà i ragazzi percorrere tutto il Mississippi tra furfanti, imbroglioni, tagliagole che vogliono impossessarsi del loro tesoro, che è questo orologio scassato. È una storia veramente emozionante, che vi travolgerà, ve l'ho detto. Alterna momenti in cui si ride tanto, momenti di tensione, di suspense, ma forte. Una volta, ripeto, che avete iniziato, non potete più smettere di leggerlo. Dovete assolutamente arrivare in fondo. Ogni volta che succede qualcosa di importante a uno dei personaggi, lo scrittore racconta dal punto di vista di questo personaggio e ci fa scoprire tutte le sue emozioni e quello che sta vivendo nel suo profondo. Quasi quasi, continuando la lettura, avvicinandosi alla fine del libro, ci sembra anche noi di far parte di questa banda di ragazzi e di vivere queste straordinarie avventure sul fiume Mississippi. Davvero ve lo consiglio vivamente di leggere perché è veramente bello. Io l'ho letto in 2 serate, ma ho dovuto smettere perché era notte, altrimenti avrei continuato fino alla fine. Come dire, lasciatevi trascinare dalla potenza della narrazione di questo scrittore, ok? Il secondo libro è questo, Voi. Allora, vi faccio vedere anche, questa è la copertina un po' sgranata per la verità, del rinomato catalogo Walker Dawn. E qui in copertina vedete l'orologio scassato, una vecchia pistola, eccetera. E invece il secondo libro, sempre di Davide Morosinotto, è Voi. Voi è un romanzo anch'esso per ragazzi della vostra età. Vi mostro anche la copertina. È un romanzo che coniuga bene, mette insieme bene la fantascienza, perché è un romanzo di fantascienza, il fantasy, perché ha qualcosa anche del fantasy, ma è anche un romanzo di avventura. Ah, è perché Davide Morosinotto le avventure le sa raccontare molto bene. Allora, a differenza di quello di prima, del rinomato catalogo, Voi, che ha un titolo cortissimo, 3 lettere, è ambientato ai giorni nostri, anzi è ambientato in un paesino di montagna che si chiama Monte Morso e tutta la storia, che è stupenda, dura 4 giorni, mentre l'altro romanzo, la storia si snoda nel corso degli anni, questo in 4 giorni succede di tutto. Di tutto e di più in questo paesino di montagna che vi dicevo, che potrebbe essere benissimo un paesino del nostro Trentino Alto Adige o del nostro Friuli, che sono le zone in cui è nato poi anche l'autore. È un romanzo chiaramente di fantasia, ma l'autore è talmente bravo che racconta quello che sta succedendo, quasi persuadendoci che da qualche parte quello che sta raccontando è davvero successo, perché l'ambientazione, i personaggi sono descritti e raccontati così bene che quasi quasi potremmo andare a cercare una mappa di questo paesino. È una grande avventura anche questa, di quelle che fanno un po' tremare per la verità e drizzare un po' i capelli in testa. Voi è davvero una storia viva che ti resta dentro, come il catalogo, il rinomato catalogo, e ti fa riflettere, qualunque sia la tua età, perché io l'ho letto che ho 60 anni e mi è rimasto dentro questo libro, come mi è rimasto dentro anche il rinomato catalogo. E voi che lo leggerete a 11 anni vedrete che vi resterà dentro anch'esso. Lo stile è poetico, molto a mille sfumature. I protagonisti anche qui sono dei ragazzi, ma sono circondati anche da adulti. Vivono un'esperienza particolare, appunto in questo paese di montagna, Monte Morso, un pezzo di roccia si stacca dalla montagna, precipita in un lago e fa annegare un vecchio pescatore di frodo. I vecchi del paese dicono subito che quella era la pietra del sigillo che proteggeva il paese dagli spiriti. Nessuno
nell'epoca degli smartphone e dell'elettricità, crede alle loro storie, ma poi cominciano a succedere cose strane. Un boy scout rimane ferito durante un'escursione, il lago si increspa in onde mai viste e una donna sente suo marito parlare, suo marito che era morto mezzo secolo prima. Forse gli spiriti esistono davvero e forse possono essere davvero pericolosi. E Montemorso, comunità piccola, e in questa comunità si diffonde un po' la paura. Chi sono questi voi? Questi voi, non vi svelo, sicuramente hanno a che fare, se è un libro di fantascienza, sicuramente hanno a che fare con gli alieni. Ma la storia è talmente ben raccontata che potrebbe essere vera. Potrebbe davvero essere vera. Allora, raccomando questo libro a chi ama questo genere di libro, la fantascienza mista un po' al fantasy, ma anche al verosimile, all'avventura verosimile. Vi leggo cosa dice l'autore prima di iniziare il racconto del libro. Dice così: i marine americani usano un metodo infallibile per addormentarsi in ogni situazione. Rilassano i muscoli, poi immaginano di trovarsi su una canoa al centro di un lago. Una notte ho deciso di provarci anch'io e ci sono riuscito così bene da sognare. Mi sono ritrovato su una canoa circondata da montagne, in fondo la colata di cemento di una diga. All'improvviso un rumore, poi un lampo rosso nel cielo e la barca si è ribaltata. Sono piombato sott'acqua. Per fortuna qualcuno si è tuffato e mi ha aiutato a nuotare verso riva. Era una ragazza dagli occhi così blu da far luce. Raggiunta la spiaggia di un'isola, ci siamo accorti di non essere soli. Qualcuno era lì con noi, solo che non potevo vederlo. Giravo la testa, ma lo straniero era sempre fuori dal mio campo visivo. Avrei dovuto avere paura, invece sentivo che era l'inizio di una grande avventura. Quando mi sono svegliato nel mio letto, ho preso il quaderno che tengo accanto al mio comodino, il quaderno dello scrittore, e ho capito che avrei scritto questa storia. Quindi questa storia nasce da un sogno dello scrittore di Davide Morosinotto e co la storia comincia proprio come era cominciato il sogno di quest'autore. Davvero, ragazzi, non so cos'altro dirvi per invitarvi a leggere questo libro. Allora, leggeteli così in ordine. Prima, se avete voglia, prima il rinomato catalogo Walker, che comunque secondo me è un pochino meglio di questo. Potrebbe piacervi di più, e poi questo, soprattutto a quelli a cui piace questo genere. Allora, avventura a tutto spiano, vi immergerete dentro come in un fiume. E avventura fantasy, un pochino meno realistica. Davvero, due grossi libri, due bei libri, due libri che non dimenticherete. Buona lettura. La prossima volta invece qualche libro un pochino più leggero, un pochino meno corposo come numero di pagine. Va bene? Spero che proseguano benissimo le vostre vacanze con le vostre letture e i vostri giochi, i vostri divertimenti, il vostro relax. Ci sentiamo tra qualche giorno.